L'età degli insight rivoluzionari è un po' questa cosa qua. Adesso ho usato ovviamente un disegno di amico Matteo Pericoli e dobbiamo immaginarlo in questo modo. C'è un diluvio di dati, sostanzialmente voi sapete che usando tutte le tecnologie diciamo, che usiamo, banalmente da ovviamente i social network a cui siamo iscritti, ma anche soltanto il GPS del nostro telefono, per non parlare delle telecamere a circuito chiuso delle grandi città che monitorano i nostri comportamenti. Tutti questi sono dati che si iscrivono in un qualche tipo di supporto e diventano un archivio sterminato che parla di noi. Questo parla di noi in maniera molto disordinata e questo è il problema. Il fatto che ci sia così tanta evidenza sul comportamento umano è una novità, come dicevo prima, senza precedenti. E qualcuno ha anche pensato, ok, questa è una novità talmente grande che va ripensata interamente una serie di discipline, le scienze sociali. Ed è il motivo per cui si sono ormai definite un settore disciplinare piuttosto rilevante, soprattutto in area latinoamericana, come spesso capita quando ci sono delle novità, ahimè, è nata una scienza sociale computazionale. Significa che per fare un lavoro su quei dati disordinati si possono applicare
un approccio appunto che prima di oggi erano stati già usati per lo sviluppo di discipline come la fisica, ad esempio, o la biologia, pensate appunto al lavoro sulla genomica, piuttosto che tante cose che avvengono nella modellizzazione di ecosistemi fisici attraverso grandi capacità computazionali. Adesso questa cosa si può fare sugli esseri umani, cioè, con diciamo, il valore che ha dal punto di vista della comprensione di noi stessi, quindi immaginate effettivamente il cambio di paradigma, qual è e quanto è importante, ma ovviamente con tutte le implicazioni che può avere sulla privacy delle persone e quindi sulla tutela di fatto delle nostre informazioni. Non mi sono presentato, diciamo, come avrei dovuto inizialmente, lo faccio adesso, ed è il motivo per cui sentirete parlare di filosofia e coscienze sociali, e perché ho una formazione da filosofo, direi fallito, nel senso che ho fatto un percorso accademico che mi ha portato laddove in genere si accede a dei ruoli, come dire, di ordinariato, associati, ricercatori, quella barriera che spesso in Italia non si supera, infatti io sono rimbalzato. E sono rimbalzato direi bene, perché poi sto cercando di valorizzare tutto quello che ho imparato facendo ricerca in filosofia, occupandomi anche di filosofia della società e di altre cose molto più astratte su questi temi. Parentesi chiusa, mi dovevo effettivamente un background, non mi ho dato, che l'avevo proprio scontato. L'effetto delle analisi che si fanno con le scienze sociali e computazionali diciamo, sono interessanti perché permettono e consentono anche la predizione di comportamenti. Sempre di più, quindi, questo sistema che parte da dati, macina con algoritmi questi dati, ha un output che è predittivo, con ovviamente efficacia di tipo diverso, però noi ad esempio lavoriamo con un gruppo di ricerca che sta alla Fondazione ISI, spesso ci confrontiamo con loro, e la Fondazione ISI è un'altra eccellenza locale, diciamo, e loro hanno fatto un sacco di lavori sulla predizione epidemiologica di malattie, se ricordate, insomma, l'H1N1, allora, erano nei team, ad esempio, del Dipartimento di Stato americano che faceva questo tipo di modellizzazione dell'epidemia, con un certo grado di efficacia, tra l'altro. Quello che facciamo noi è a pieno titolo in questa dinamica, con una cosa in più, una cosa di, diciamo, se vogliamo, diversa. Cerchiamo di mettere insieme non tanto la comprensione dei comportamenti umani per fare sociologia in senso stretto, ma per supportare la creatività delle persone. Quindi abbiamo fatto due progetti. Il primo, che vi racconto rapidamente, si chiama IQFan ed è un social media per persone che sono appassionate di innovazione e la cercano e la condividono. E poi soprattutto Next Atlas, che è un progetto che è nato, diciamo, on top, come si dice in Holland, perché ovviamente quello che questo gioco sociale per iPhone ci ha consentito di fare per circa un anno e mezzo era aggregare una buona quantità di dati molto rilevante su che cos'è innovazione, tendenza in senso lato, e quindi poter sperimentare su un dataset, un toy world, un mondo giocattolo degli algoritmi di analisi che poi abbiamo di fatto esportato su altre comunità più ampie, quelle dei social media che tutti voi conoscete. Questo appunto era diciamo, un primo capitolo ed è stato anche ampiamente apprezzato non solo localmente. E il processo che noi abbiamo è riprende di fatto quello che avete visto lì col bacino. Il bacino di fatto è quella parte in mezzo. Quindi noi cosa facciamo con Nest Atlas, che è appunto un motore di analisi? Acquisiamo dati sotto i social media, soprattutto quelli di tipo visuale, applichiamo, diciamo, una serie di algoritmi, in particolare facciamo due cose, clusterizziamo questi contenuti, vuol dire che aggreghiamo per similarità di fatto immagini, poi se volete andiamo nello specifico di come lo facciamo e quali tecnologie usiamo. Questi aggregati vengono disposti in una specie di graduatore di rilevanza in un backend che poi viene
vengono serviti, diciamo, un team editoriale che decide e sceglie quali di questi aggregati di fatto effettivamente è un cluster di tendenza, in senso editoriale. Sono di tendenza, diciamo, in un senso più quantitativo, quelli che passano, diciamo, la prima fase di analisi. Tutto questo ha un suo feedback loop, le tecnologie di machine learning cosiddette consentono di migliorare gli algoritmi con l'interazione e quindi il processo migliora di volta in volta. Pensate al fatto così, cioè è una piattaforma molto visuale che mostra in una dashboard cluster appunto che parlano di un specifico tema. Poi se guardate i titoli in questa esemplificazione sono anche molto, diciamo, buzzword che servono noi per vedere sostanzialmente i prodotti, ma di fatto sono delle grandissime mood board aggregate automaticamente intorno a temi, misurate con degli indici. Noi abbiamo questo indice proprietario che si chiama Karma e che definisce la velocità di condivisione delle immagini, dei contenuti che sono inclusi nei cluster. Si possono fare tante cose, si possono vedere correlazioni tra i vari cluster, quindi in teoria tra fenomeni di tipo creativo, culturale, sociale diverso. Si possono filtrare attraverso, se adesso c'è tagliato, dei filtri per tempo, località, tag, tutti questi contenuti, e l'esplorazione, diciamo, può avere diversi livelli di profondità. Quindi immaginatevi una dashboard, noi anche in maniera un po' sborona, come si dice in inglese, lo paragoniamo a Bloomberg delle tendenze. E la cosa interessante appunto è che si consente questa tecnologia per la prima volta di trattare questi oggetti, diciamo, complessi come dei trend che possono essere monitorati in un sistema borsistico, se vogliamo. Cose che vanno e salgono e scendono, diciamo, le visualizzazioni sono diverse, ti consentono appunto di monitorare la timeline, vedere quali sono gli esempi chiave, diciamo, che hanno ricevuto un feedback migliore sui social media e altro, diciamo. Quindi non sto lì a farvi vedere tutto quello che capita, ma diciamo, la visione di fondo è tutta qui, quella di mettere insieme in maniera, diciamo, ossimorica le quantità e l'ispirazione. Quindi il processo vede in partenza un contributo da parte di esseri umani dentro il social network che analizziamo, c'è l'alternanza con gli algoritmi e, diciamo, l'analisi automatizzata, c'è un intervento editoriale umano, c'è di fatto, quando vengono pubblicati questi cluster, il monitoraggio automatizzato degli stessi, infine c'è chi riceve queste informazioni, sono gli esseri umani. Quindi, diciamo, questa è la scansione del processo, e la nostra sfida è automatizzare il più possibile, diciamo, il secondo passaggio, ma ovviamente, e questo è anche un po' il tema della giornata, per la comprensione dei fenomeni sociali, diciamo, non può essere forse di fatto delegata a una macchina almeno per un po' di tempo. E questo per quanto riguarda Next Atlas. Poi se ci sono domande specifiche, magari se visto credo un Q&A finale, e quindi ritorniamo sui temi. La cosa che voglio farvi vedere adesso, cioè, è nata ovviamente la richiesta di focalizzarmi sul tema, e tra i fenomeni sociali che noi monitoriamo appaiono costantemente ovviamente elementi che rimandano a attività di tipo politico-sociale. E quindi, diciamo, noi abbiamo clusterizzato sostanzialmente questo tipo di fenomeni sotto un unico cluster, appunto, che abbiamo chiamato attivismo creativo. E come l'abbiamo clusterizzato? Avviene così. Vedete sotto ci sono una serie di tag che sono correlati nella loro time series, cioè sono, come dire, hanno un andamento che è lo stesso nello stesso tempo, e questo sono correlati ovviamente semanticamente, e questo ne fa, diciamo così, un insieme concettuale che si muove allo stesso tempo negli ecosistemi in cui i contenuti vengono condivisi, sia mai su Instagram, Tumblr, Twitter, in particolare Twitter. Quindi, diciamo, la ratio della clusterizzazione è tutto nel mettere insieme contenuti che hanno
di un certo grado di similarità. In questo caso, ad esempio, noi raccogliamo esempi che hanno a che fare con questi casi, in un unico cluster che si chiama così e che definisce effettivamente, che mostra contributi delle persone che parlano di questi temi e che hanno un impatto sulle comunità di riferimento. Quindi, diciamo, gli andamenti sono definiti anche in termini di popolarità. Tipicamente le cose che sono più interessanti sono anche le più creative. E gli esempi sono molteplici. Questo è un altro esempio che credo abbia, non so se l'avete mai visto, insomma, adesso tra l'altro stanno cercando di vietare questo tipo di confronto con le polizie del mondo, cioè portare gli specchi alle manifestazioni per riflettere le prime linee degli agenti antisommossa. E notate che se ci pensate non siamo distanti dall'uso politico dei selfie, perché è questa cosa qua alla fine dei conti, e quindi anche, diciamo così, riflettere sull'identità. E tutte queste cose che poi vedrete convergono nel discorso che faccio sono interessanti in diversa misura. Preso questo cluster, diciamo, si possono analizzare le relazioni create. E quindi ce ne sono degli altri che hanno delle connessioni con questo trend, chiamiamolo così, e sono di fatto più o meno questi, quelli che abbiamo estratto. Che cosa sono? Una forma di femminismo, di attivismo, poi vedremo nello specifico cosa vuol dire questo attivismo degli hashtag, che passa attraverso la condivisione sociale e l'uso politico, appunto, degli hashtag. Quindi su questo si può ragionare. L'impatto che ha, tra l'altro, lo vedrete tranquillamente se guardate le ultime notizie sulle passerelle della moda, come si dice al telegiornale, il tema dell'uguaglianza di genere è tra i più sfruttati e ha molto a che fare anche con quello. Poi ci sono temi che hanno a che fare appunto con l'aggregazione di contenuti che hanno un sapore retrofuturistico, piuttosto che ovviamente la tutela della privacy come tema, e quindi vedrete poi un appendice che vi ho messo perché giusto per concludere con qualche curiosità, anche, diciamo, la trasformazione, la prodottificazione della privacy in elementi di design, model, tecnologie, tra l'altro. Vertice urbana, l'uso delle città in maniera creativa e rivoluzionaria, nel senso, ad esempio, di quei movimenti di place hacking, di gente che va nei luoghi abbandonati per fare, diciamo, denuncia, esplorazione tipo hack urbano. E gli altri sono trend correlati che hanno, perché sono correlati? Perché nella computazione che facciamo hanno delle sovrapposizioni nei tag che accompagnano i contenuti che li caratterizzano. Non so se è chiaro. Cioè, ci sono degli overlap di tag tra un cluster e l'altro, e questo per noi è indice di correlazione. Non solo questo, ma questo, diciamo, è uno dei principali. Queste sono le altre cose che si possono estrarre, sono diversi i parametri che si possono estrarre da un'analisi tipo automatizzata, alcune fanno anche sorridere, no? Per cui, ad esempio, dal cluster dell'attivismo creativo si possono estrarre i colori dominanti, e poi ce n'è uno in particolare che ho trovato, come dire, molto centrato, o i tag ovviamente che ricorrono di più, e appunto i temi sono ovviamente, come dire, quelli, nel senso che non è che ti aspetti che ci siano delle grandi sorprese, però ci sono, ad esempio, temi probabilmente molto nuovi e che riguardano i tempi che viviamo, no? Tipo la sorveglianza. Ovviamente si parlava di rivoluzioni del primo Novecento, probabilmente non era, diciamo, tra i temi caldi di cui si parlava quando si parlava di attivismo. L'altra cosa che facciamo è, guardando i tag, li proiettiamo sulle industrie che appunto su cui impattano, diciamo,
questo ovviamente è un classico tipo socioculturale e quindi diciamo forse ha meno rilevanza, però in realtà vedete che alla fine della fiera è centrato, perché si parla di non profit, social cause, governo e settore pubblico, arte, quindi diciamo, subito dopo quelli chiaramente rilevanti inizia a esserci la parte creativa. E poi la cosa, delle cose interessanti, gli elementi secondo me nuovi, sono l'impatto sui servizi finanziari. Quindi se il discorso pubblico degli ultimi anni, l'attivismo soprattutto sui social media, riguarda spesso due cose: il ripensamento dell'economia, ma anche della moneta, intesa come oggetto principe dell'economia contemporanea, e come dire, appunto, è la proposizione di un futuro diverso, immaginate appunto cose tipo sempre della moneta, tipo il Bitcoin, piuttosto che altre tecnologie che sostituirebbero questo tipo di cose. I servizi finanziari, quindi, diciamo, poi nei vari esempi che ci sono nei cluster sono correlati anche, diciamo così, un po' interventi artistici. Sono moltissimi esempi di creatività fatta sul denaro, e questo, diciamo, è l'indice di una sensibilità che è aumentata enormemente su questi temi. La moda è un pezzettino piccolo, ma interessante, perché poi vedrete quello che la gente dice, che no, la sfrutta, come dicevamo prima, in certi contesti, ad esempio per fare collezioni gender neutral, come si dice, oppure vedrete come si applica al discorso della privacy e tutto un movimento che si chiama adesso di anti-tech fashion, cioè di moda contro le tecnologie, e, o comunque di protezione rispetto alle tecnologie. Tu Robby, dimmi quando stai dando quei tempi. Ecco perché, diciamo, se avete visto il pantone croissant, cioè che ovviamente torna in mente Maria Antonietta, dice se non c'è pane, immagino brioche, perché poi alla fine è quella cosa lì. E questi sono alcuni degli esempi che vengono collezionati, tanti, ma ce ne sono ovviamente di ipercondivisi e che hanno a che fare con questi temi. Questa è una protesta a Istanbul che rifà, cioè, come dire, gente che protesta, che rifà il famoso selfie dell'Oscar dell'anno scorso, no? Quindi anche qua un uso politico dei selfie, e ritorna, diciamo, il tema di qui sopra. Questi altri modi di protestare che poi hanno un'estrema popolarità sui social media. Questa è una, sempre in Turchia, se non ricordo male, gente che legge Camus per strada, e tra l'altro poi trasferiti localmente in operazioni di protesta conservatrice e anche un po' ignorante, con le sentinelle silenziose, che poi come si chiama, prese parecchio in giro, tra l'altro, su internet. E l'altra cosa interessante è una fiaccolata di iPhone, questa non so se l'avete mai vista, questa è successa a Hong Kong, e gli fa capire che, tra l'altro, e si protestava contemporaneamente, la Cina cercava di iniettare dei malware in quegli iPhone, e la logica della protesta, la logica delle tecnologie, la logica delle tecnologie in senso banale, cioè quelle che noi diciamo, guarda i selfie stick a Venezia, che è rottura di palle, pandicina, cioè quella cosa là, in realtà diventa strumento, diventa creatività, dell'attivismo che la gente, come dire, sviluppa in maniera di tutto spontanea. Cioè, se ci pensate, poi sono un po' di anni che ai concerti, con questa scena qua, la vedete, anche se nel senso opposto, perché c'è la gente che fa le foto, e in questo caso il telefono è messo di fronte. Cioè, quindi queste sono le tipologie di esempi che si possono raccogliere facendo questa analisi automatizzata, ed è, come vedete, una semplice raccolta, se vogliamo, infinita di evidenze. Cioè, quindi il sistema che noi abbiamo sviluppato
e che cerchiamo di applicare sul più grande numero di temi possibili, è un approccio investigativo alla vecchia maniera, cioè andiamo a prendere tutta una serie di cose che parla sostanzialmente degli stessi temi, la misuriamo e diciamo guarda, questa è una conversazione che dura questo periodo, ha questo impatto, ha questi colori, ha queste parole chiave, ha questa relazione con altri fenomeni. Tutto sommato questo non si poteva fare già solo una decina di anni fa, questo deve essere chiaro, e quindi stiamo parlando di una roba che è in fase di R&D continua e di prototipazione delle tecnologie e su cui molti stanno lavorando in tantissime direzioni, quindi questa è una e quella che ci piace di più. Vengo un po' al tema centrale, che spero che poi discuteremo un po' più a fondo nella parte di discussione. Una sottospecie di attivismo creativo è questa cosa degli hashtag politici, chiamiamoli così, o attivismo degli hashtag. I più famosi, ricorderete, sono stati quelli di Coni 2012, con tante controversie. Un altro è stato Bring Back Our Girls, anche Michelle Obama a un certo punto aveva fatto, si era fatta riprendere, ha fatto la foto col cartello. E l'assunzione di fondo è che questo tipo di attivismo mobiliti le persone. E su questo abbiamo fatto un po' di analisi. La cosa interessante che vi porto oggi è l'analisi su alcuni hashtag attivisti. Alcuni sono questi, li ricordo, sono tutti nati, sono stati uniti ultimi eventi di di uccisioni da parte della polizia di giovani afroamericani. Ricordate, ci sono stati Trayvon Martin, a parte Jesse Shalvin, invece che è il caso clamorosamente europeo, e Eric Garner, e poi qualcun altro se mi sfuggono quelli segnati. E guardando bene i dati, tutto questo attivismo degli hashtag ha una forma che si ripete. Ed è una forma che, i data scientist, gli scienziati dei dati, definiscono amabilmente come falling stars, o le stelle che cadono, cioè qualcosa che ha un picco rapido e molto elevato in un periodo breve di tempo e altrettanto un declino rapido successivamente. Il test è stato fatto sui nostri dati, qualche milionata di immagini che arriva da Twitter, Instagram e Tumblr in un lasso di tempo di circa un anno e mezzo, e dati da Google Trends, a cui potete accedere tranquillamente anche voi usando il sito di Google Trends. Questa è la definizione di falling stars, sono in inglese c'è un termine tecnico, quello di fans, di traduzione italiana se mi sfugge, però e di mode volatili, effimere, cose che nascono e muoiono nello stesso nel giro di poco, quindi non sono trend solidi. E la cosa interessante di nuovo è che questo avveniva nella percezione anche delle mode di quindi del fashion, no? Ci sono sia le mode più lunghe, più solide, sia le mode effimere. Ma in realtà poi si traduce, quando mi dai i dati quantitativi, anche lì in pattern molto chiari. Ci sono crescite sostenute in lungo periodo e pattern che indicano un'effimeralità del fenomeno. Ad esempio questo. Questo appunto è stato un hashtag usato per la morte di Trayvon Martin, sotto quando è stato poi scagionato chi l'ha ucciso, e poi è stato riusato in diversi momenti anche in altri casi, in quelli successivi, appunto John Crawford III e poi Eric Garner. E vedete, questi sono dati che arrivano dalle startups, vedete sostanzialmente che c'è quel picco lì,
e quello è Il picco di Michael Brown, credo. Ed è una chiarissima follsta, cioè hashtag che parte su Twitter, gente che reagisce emotivamente all'evento, si guarda un movimento sociale che sposta le metriche dei grandi social media, soprattutto Twitter, e poi di lì a poco crolla, quell'attivismo lì crolla. Cioè, adesso non vi do giudizi su che cosa, porto una teoria che probabilmente poi non è quella che voi condividete, però questo è un caso e questi sono per noi, come dire, orgogliosamente, i dati di Google, che sono esattamente gli stessi, Questa è l'esportazione proprio da Google Trends. Cioè, notate che sono due dati di tipo diverso. Noi prendiamo gli elementi sociali condivisi sui social media, queste sono query di ricerca, cioè gente che si mette lì nella maschera a scrivere Black Lives Matter. E quindi, diciamo, sono comparabili, ma fino a un certo punto. Però è interessante perché anche qua, falling stars, cioè su, giù. E questo è uno. E questo, vabbè, conoscete, è stato fatto clamorosamente. C'era anche il counter hashtag, se vi ricordate. C'è qualcuno che aveva cercato di, come dire, di smarcarsi, no? E qua è successa la stessa cosa. I giorni dell'evento hai il picco clamoroso e poi di nuovo il crollo. Falling star in questo caso. Questi sono i dati di nuovo da Instagram, Twitter e Tumblr. Voilà, identico anche il formato del grafico di Google Trends e la validazione è questa, cioè di nuovo il pattern è sempre quello, non importa la quantità, cioè quanto è il picco e il grande in termini di milionate o bilionate di queries, e la forma del grafo che è interessante, almeno per quello che voglio difendere dopo. I Can't Breathe, anche questo è nato, erano credo le ultime parole pronunciate da Eric Garner prima di essere ammazzato, ed è diventato un elemento di attivismo degli hashtag, quindi è stato lanciato, tra l'altro poi anche con variazioni, perché poi c'era anche la versione We Can't Breathe, di nuovo nel nostro dataset fa quel picco esattamente nel momento in cui si scatena il movimento, e per i dati di Google è esattamente la stessa cosa. Il pattern resta quello di una meteora. La meteora è la definizione italiana di falling stars. Ce n'è un ultimo, che riguarda l'hashtag feminist, che è questo He for She, viene lanciato top down da un'iniziativa delle Nazioni Unite, e anche questo chiarissimamente un falling star. E quelli erano i dati di Next Atlas, questi sono i dati di Google, esattamente correlati. Il punto è, c'è qualcosa di sbagliato in questo attivismo degli hashtag. Ho trovato questa immagine nel cluster dell'attivismo creativo, una conversazione molto interessante su Instagram. Un tizio che durante la manifestazione appunto su Black Lives Matter si alza nel momento del, che l'altra cosa era hands up, don't shoot, l'altro parola d'ordine, e tutti facevano quel gesto, e lui che si tira su. Beh no, infatti, però c'è una bella conversazione per cui il tizio dice hai fatto questa foto, qualcuno dice ah figo, hai fatto la mia giornata, poi l'altro scrive e dice ma guarda che in realtà, adesso qua non c'è la risposta, poi sto andando a vedermela, ma in realtà io stavo facendo reporting, e stavo facendo hashtag activism, cioè stavo facendo esattamente quella cosa là. Ma la reazione immediata, notate poi tra l'altro la reazione ripresa da Instagram, quindi un cortocircuito di gente che si arrabbia perché l'altro è su Twitter ma mentre fa una foto e la posta su Instagram. La cosa interessante è che però hai la reazione immediata
che lo stai facendo la cosa in maniera sbagliata, no? Quindi l'hashtag che ha messo è you're doing it wrong, cioè cosa stai facendo? Tirati giù, perché gli altri sono tutti giù e stiamo facendo il silenzio con le mani alzate. E questo per dirvi che la sensazione che fare attivismo sui social media sia, come dire, effimero e irrealistico, se vuoi, c'è. E c'è anche delle persone che poi alla fine stanno dentro quelle comunità. Questa, cioè, arrivo alla teoria e prendo più o meno le conclusioni. Il tema è, questo attivismo degli hashtag sembra un generatore di faz, un generatore di meteore, l'abbiamo visto in quei pattern. Ma forse non è, diciamo, il modo giusto di vedere le cose. E quindi, diciamo, volevo raccontarvi brevissimamente di una teoria che ha presentato un media theorist americano che si chiama Douglas Rushkoff nel 2013, ma ve la racconto brevemente. Diciamo, il punto vero è quello in blu. Questo, diciamo, può essere che sia un modo di essere attivisti in maniera superficiale, ma molto probabilmente è qualcosa di diverso. È una specie di combinazione e di feedback loop tra le tecnologie che abbiamo sviluppato e gli eventi che queste tecnologie cercano di testimoniare. Quindi più le tecnologie, diciamo, monitorano il puntuale, più gli eventi si sviluppano sul puntuale e viceversa. Gli eventi tendono a essere organizzati in maniera short-lived, cioè con poco tempo di vita, per essere poi condivisi su social media che sono real-time. Quindi il punto è, questo attivismo è un attivismo fatto e definito dal design delle tecnologie che usiamo. E gli eventi che tendono a monitorare sono di nuovo il prodotto del design di questa tecnologia. Se mi sono spiegato, è un po' contorto, ma è una combinazione, una specie di riflesso tra la rappresentazione e la realtà che, diciamo, che creano un circolo che si influenza l'un l'altro. E quindi questo probabilmente non è il punto, non è che sono pezzi. Questo attivismo attivo vuole essere attivo nel presente, non gliene frega nulla di fare, diciamo così, la rivoluzione a 6 mesi, a 12 mesi. Vuole farlo adesso, vuole mobilitare le persone. Suggerisco un libro del mio caro amato vecchio maestro, Maurizio Ferraris, che è uscito all'inizio di quest'anno, si chiama Mobilitazione Totale, ed è esattamente questo punto qui. Cioè, le tecnologie sociali, quando si parla di call for action, che è un modo dei designer di definire delle azioni sulle interfacce, è questa cosa qua. Sono tutte call for action, però nel presente. E l'attivismo degli hashtag, quindi, diciamo, si può essere un po' più caritatevoli e non definirlo come un generatore di meteore, ma semplicemente il modo di monitorare degli eventi puntuali. La teoria di Rushkoff racconta questo presentismo, che è una, diciamo, una teoria del tempo non filosofica, più da, diciamo, studioso dei fenomeni culturali, che ha delle caratteristiche molto chiare. C'è un collasso narrativo in cui le storie non hanno un andamento lineare, c'è questo fenomeno che chiamiamo di G-frenia, in cui le tecnologie ci consentono di essere in più posti e essere diversi allo stesso tempo, quindi con una frammentazione nel presente. Questo overwhelming e l'idea di comprimere le scale temporali più grandi in scale temporali più piccole. Quindi pensate al montaggio, ai hyperlapse, time-lapse, sono quella cosa lì. Quindi faccio vedere la costruzione del grattacielo di Intesa San Paolo in 30 secondi. Questo è un limite. Fractal noia, anche qua, pensare che il presente spieghi totalmente gli eventi futuri e passati, le connessioni sono tutte qui. Infine, apocalitto, cioè i nomi non sono eccezionali, potrei parlare di meglio, però e l'idea che poi tutto questo in realtà crei la sensazione di voler a un certo punto un gran finale, qualcosa che succede, cambia tutto, appunto, un'idea di apocalisse, prossima avventura. È un libro molto carino e richiamo un altro libro degli anni, fine anni 70, che si chiamava Future Shock, che aveva esattamente la tesi opposta.
E la cosa interessante in questo mondo di eventi puntuali tracciati da tecnologie fatte per tracciare eventi puntuali è questa, che non abbiamo più un grado di comprensione, di distinzione tra il di adesso, e quindi probabilmente molto dello smarrimento sta nel capire quali di questi hashtag effettivamente, quali di questi movimenti puntuali ha una vera sostanza per il cambiamento della società, per noi in generale, qual è il significato culturale di queste cose. Questo è per farvi vedere in realtà cosa succede quando si mettono insieme collezioni di adesso e il naming come può cambiare. Questo fa un esperimento su Google Trends, questi non sono dati nostri, ma è interessante vedere ad esempio come i movimenti nati con Arab Spring in Siria inizialmente erano chiamate rivoluzioni e poi, pum, diventa guerra civile. Rivoluzioni è in rosso, guerra civile è in blu. Diciamo, anche questo, la compressione dei fenomeni sociali, se puntuale, tende a riflettere un andamento puntuale, poi quando si stabilizza in certi altri tipi di eventi, cambiano anche le definizioni. Quindi i fenomeni sociali sono diversi, le rivoluzioni tipicamente durano un tempo limitato, le guerre civili sono cose più articolate, sono oggetti sociali di tipo diverso. Di nuovo, questo è consentito, diciamo, questa comprensione qua, diciamo, è possibile adesso. Un appendice breve, divertente, soltanto sui temi che vi dicevo. Ci sono, diciamo, l'effetto della protesta come si può essere prestato in realtà, insomma, l'attivismo poi è l'origine di idee che vengono commercializzate. Quindi aspettatevi presto tantissime collezioni con abiti che fanno da schermo ai sistemi di sorveglianza. Questo è un artista che sta a New York, si chiama Adam Harvey, e produce abiti che sono invisibili alle telecamere di sorveglianza e fa questo tipo di cose. Quindi c'è tutto un movimento cosiddetto di anti-black fashion, ci sono altri esempi molto carini. Questo è bellissimo ed è un abito che praticamente fa impazzire l'algoritmo di riconoscimento facciale di Facebook. Quando tu posti immagini di quella roba là, vedi che iniziano a comparirti su Facebook i quadratini. Queste sono alcune cose. Poi ovviamente quando si parla di questi movimenti puntuali e di effimero, se conoscete un'applicazione come Snapchat, capite cosa vuol dire sviluppare prodotti per il puntuale, per il momento e non per l'archiviazione perenne delle informazioni. Poi tra l'altro, quello è Secret, in realtà è un'applicazione che ha già fatto, è di nuovo un fan, è nata, ha un sacco di successo, è già morta, però il punto è stato, nel senso che ci sono tecnologie adesso che hanno incorporato questa forma di infodegradabilità, per cui è sul momento che ti interessa vedere un'immagine e finisce lì. Questo è anche molto bello, diciamo, braccialetto con la legacy per dire che ho cancellato la mia storia di navigazione. E poi questo appunto l'anonimità, diciamo, esatto, l'essere anonimi come qualcosa di divertente, anche qua come faccio a rendere la privacy appealing? Ci costruisco sopra dei prodotti. Questo è molto interessante, non so se avete mai visto, si chiama Clock, e ti consente di viaggiare incognito nella vita reale, sapendo dove sono quelle persone che non vuoi incontrare. Quindi alla fine navighi. E poi ovviamente tantissima arte di controsorveglianza. Se voi andate in qualsiasi fiera, in qualsiasi museo nel mondo, c'è sicuramente un artista che ha fatto qualcosa del genere. Ovviamente i più famosi sono Renzi, non lo ricordo, ma era molto bello questo periscopio. Periscope è il nome di un'altra applicazione che è appena nata, di Twitter, che guarda fuori. E infine, forme di isolamento evidente. Questo si vede moltissimo nel design, con la creazione di pods, di luoghi di tutela della privacy, e si sono sempre più regolati sulle persone, oppure di, questa è una democrazia artistica, dei modi di mascheramento contro il face recognition.
C'è un'altra cosa che ci riguarda tantissimo, se l'avete vista, esistono già degli abiti con la possibilità di estendere come delle chele che allontanano le persone da usare in metropolitana. E infine, e vi saluto, questa è un'operazione che ha fatto Pentagram, una agenzia di design a New York, che per la marcia ecologica a Londra ha fatto le emoji da protesta. E ditemi voi se è superficiale o meno, però diciamo, qua c'è moltissimo da ragionarci e da pensare. Vi ripeto, la mia sensazione è che faremmo bene a non giudicare queste cose come superficiali, ma a giudicarle in quel ciclo che abbiamo visto, che è ben testimoniato dai dati, in cui gli eventi ora, vuol dire, sono progettati e vengono vissuti anche in funzione della loro presentazione. Ci siamo. Allora, il momento delle domande. C'è qualcuno che si candida? Quello che è chiarissimo è se poi siamo in grado di ricordare. No, non mi è
chiaro, sono d'accordo, ma non mi è chiaro se siamo in grado poi di ricordarci dei singoli hashtag che hanno avuto questo movimento. Secondo me il formato resta nella memoria culturale, cioè l'attivismo degli hashtag è un formato ampiamente utilizzato in vari modi, tra l'altro anche diciamo, non del tutto genuinamente attivista. Io ad esempio quando ho iniziato a ragionarci per questo talk stavo cercando di ricordarmi cos'era esattamente con 2012, mi ricordavo di aver letto un sacco di robe su quella cosa là e non tutto mi era chiaro, e poi però non, ho dovuto rileggerlo perché non lo ricordavo, così come non mi Black Lives Matter l'ho visto passare tantissime volte, però poi ho dovuto vedere che mi lo ricordavo in particolare sull'evento per entrare in formati, ma non mi ricordavo che poi in realtà al contrario ha avuto più diffusione molto più tardi. Quindi sì, nel senso che il formato culturale si è ormai istanziato in questa cosa. Quello che secondo me è un po' preoccupante, ed è questo un discorso però più largo sulle tecnologie che usiamo, è che spesso i formati culturali ormai dipendono dal design delle tecnologie, che ricordiamo sono società private, che sono come dire, alla mercé del capitalismo contemporaneo, cioè banalmente se Twitter domani chiude hai voglia di fare gli hashtag dell'attivismo, cioè, ti trasferirai su qualche altra parte del globo diciamo così, dei social media, ma il formato ovviamente sarà nel design della tecnologia su cui stai migrando, quindi un po' questo. L'essenza secondo me di tutto questo, al di là del fatto che tu usi hashtag, usi altri modi di farlo, è che la convergenza è quella sul presentismo, cioè sul fatto che siamo interessati al tempo reale e siamo interessati a fare eventi che hanno impatto nel tempo reale. Questo è discutibile, però. Però cioè, il contenuto dice il contenuto visivo in certi casi ovviamente bisogna mandare, però diventano iconici, cioè perché l'abbraccio tra Barack Obama e la moglie, il selfie che poi fosse sponsorizzato da Samsung, quindi ci sono dei lavori dietro, però diventano delle immagini iconiche, e anche se il veicolo è così, quindi si può chiudere, però rimangono iconiche, e la comunicazione visiva come potesse. Sono tant'è che esiste una forma di marketing in tempo reale, soprattutto negli Stati Uniti, che tende a usare questo tipo di iconicità immediata per pubblicizzare prodotti, ad esempio, succede spesso durante il Super Bowl. Quando e lì si interviene sul tempo reale, si cristallizza l'iconicità di un'immagine o di un concetto e lo si sfrutta in commerciale. Sul fatto che diventi cultura in senso diciamo più ampio e più radicato, e secondo me è più collegato al fatto che diciamo così, bisogna capire qual è il destino dei veicoli tecnologici che portano questo tipo di cultura. Cioè, adesso il web è diventato estremamente visuale, 10 anni fa non era così, banalmente perché i telefoni avevano le fotocamere, c'erano a cagare, la connessione internet era lentissima. Potrebbe essere che tra 5 anni delle immagini ci siamo rotti, tra l'altro è una tendenza anche abbastanza chiara adesso, quindi se voi vedete la tipologia di formato e di immagini che condividiamo, per la metà sono testi dentro immagini, tant'è che sono nati anche lì molti prodotti per inserire i meni, le cose, perché a un certo punto uno, è vero che le immagini comunicano più di 1000 parole, però poi vuoi anche parlare, vuoi anche dire le cose ai tuoi amici, no? Quindi ammettiamo che poi tra 10 anni non sia così, a quel punto lì l'iconicità la farsi benedire. Quindi secondo me è tutto qui il tema di cosa è la cultura legata alle tecnologie. Sicuramente diciamo, in un periodo di tempo ragionevolmente di anni, queste sono le icone che ci ricorderemo. Al netto del fatto che io già con 2012 l'ho dimenticata comunque. C'era forse più. Ragazzi, devo chiedervi di chiudere perché l'ospitalità è stata abbondantemente. Vi chiedo soltanto di avere un secondo per il momento diciamo, cruciale per noi, che è quello dei ringraziamenti per diciamo, tutti quelli che rendono possibile il fatto che noi facciamo questo tipo di attività in autogestione anche economica, ed è un momento importante.
Io ho detto importante perché, come immaginate, essendo un network americano, in qualche modo i meriti vanno riconosciuti, quindi noi seguiamo una scaletta ben definita che prevede anche il giusto ringraziamento per tutti. Vi dicevo all'inizio che ci sono tre sponsor principali, che sono Shutterstock, che è una banca immagini, MailChimp, che è un servizio di email marketing che probabilmente molti di voi usano, e poi anche Squarespace, che invece è un builder di siti web, quindi una tecnologia che permette di sviluppare in maniera molto semplice siti web. Poi ci sono gli sponsor locali, in questo caso grazie davvero grande, perché il posto in cui siamo è un posto, diciamo, unico. In questo caso il primo ringraziamento va alla catena di hotel che ci ospita, che è NH nella sua serie Collection. Questo è quello di Piazza Carlina. La colazione che avete potuto gustarvi, anche questa era offerta, una vicinanza con di proprietà in qualche modo con l'NH Hotel, che è il ristorante Carlina. Non so se avete notato, è quello che si individua appena entrando a destra dall'ingresso principale. Poi c'è tutta la parte di logistica e di tecnica, cioè l'organizzazione nostra, quindi la candidatura a questo tipo di evento è stata fatta da me tramite il mio studio di comunicazione visiva che si chiama Bellissimo and the Beast. Ci supportano tecnologicamente i nostri fratelli, la parte digitale, tutta questa struttura, quindi anche la parte dei social media e appunto l'agenzia digitale che si chiama BePlay. E poi per le questioni più materiche, la comunicazione esterna e tutti i banner, sono fabbricanti di immagini che sono dei nostri collaboratori da lungo tempo e che sono uno studio che produce soprattutto supporti di comunicazione materiale. Un ultimo ringraziamento anche a chi ha collaborato con noi oggi, per le fotografie di Edoardo Piva, per il videotaping Domenico De Pazio e Giuliano Girelli, per la produzione e Leonardo Lombardo, che sta là in fondo, che la volta scorsa non ho ringraziato. Vi dico solo che il prossimo mese, non sapremo ancora dove, non sapremo ancora quando, il tema scelto dalla città di Amsterdam è Collaborate. Per cui io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo mese.